Novità nella vicenda del tentativo di vendita del terreno di 3.000 metri quadri di proprietà di Ferrovie dello Stato dell'area della stazione ferroviaria alla fine di Corso Gelone. L'area è attualmente occupata da una fila informale di palme, quasi un'oasi in città, pronto ad essere sacrificato a favore di un parcheggio gestito da un privato. Dopo la denuncia pubblica, l'associazione Rifiuti Zero Siracusa ha scritto ai responsabili del Comitato Sostenibilità delle Ferrovie dello Stato una richiesta chiedendo il recupero sostenibile di questo patrimonio ferroviario dismesso, così come avvenuto in altre zone d'Italia, chiedendo anche l'interruzione immediata della procedura e l'avvio delle trattative con l'amministrazione comunale per la salvaguardia dell'oasi naturale e la destinazione a giardino urbano. L'associazione ha chiesto anche un incontro a Roma con il presidente del comitato. Nel frattempo l'associazione Rifiuti Zero ha verificato che una sola offerta è stata fatta alla scadenza 22 maggio 2018 dell'avviso pubblicato sul sito di Ferrovie dello Stato. Nei giorni scorsi l'associazione ha chiesto la consulenza dell'architetto Pietro Pio Pedone, dirigente del comune di Erice e noto paesaggista. Dalla relazione si evince che nell'area sono presenti un gruppo molto cospicuo di palme, più di 50, del genere Washingtonia filifera e Washingtonia robusta. Il gruppo più antico è quello di Washingtonia robusta, che sono alte fino a 25 metri e sono essenzialmente poste sul muro di confine. I due tipi di palme sono importanti perché creano un tipo di microclima e appartengono all'elenco di specie arboree alloctone e rilevante interesse ambientale storico, testimoniale del regolamento del verde pubblico e privato della città di Siracusa. Questo tipo di specie arboree è tutelata dallo stesso regolamento che garantisce anche le relative aree di pertinenza. L'associazione Rifiuti Zero inoltre ha fatto notare la decadenza così dei vincoli del piano regolare generale, che comporta il venir meno della disciplina urbanistica delle aree.